Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tranquillo, video rilassante perché facciamo un video tag sulla cucina. Si intitola La mia cucina. L'ho trovato su un sacco di canali, però l'ideatore o l'ideatrice del tag invece non sono riuscita a trovarlo. E quindi magari se voi lo sapete fatemelo sapere nei commenti perché io lo aggiungo in descrizione. Però direi di partire subito con la prima domanda. Il piatto a cui non rinunceresti mai, qual è? Dunque, devo dire che a parte i problemi di salute per i quali potrei rinunciare a qualsiasi cosa, perché la salute la metto al primo posto, però se togliamo una cosa così importante, parliamo tanto per parlare in generale, non rinuncerei mai alla pizza, perché è il mio piatto preferito. Tra le tante cose che io posso avere sulla tavola, la pizza è senza dubbio il mio piatto preferito. Ovviamente non è che la mangio tutti i giorni, perché non si può mangiare tutti i giorni, però ammetto che se qualcuno mi dicesse: "Guarda, mangia la pizza tutti i giorni e non avrai mai nessun problema di salute, non avrai mai nessun problema e puoi mangiarla come se prendessi le vitamine", allora io probabilmente sarei anche capace di mangiarla tutti i giorni. Però invece non lo faccio e la mangio una volta sola a settimana. Pensate come sono brava, è il mio piatto preferito, ma lo mangio solo una volta a settimana. Seconda domanda: quale piatto ti ricorda la tua infanzia? Ci sono dei piatti che mi ricordano la mia infanzia e che in particolare sono legati alle mie nonne, anche se in realtà ci sono dei piatti che sono legati anche a mio padre e a mia madre, però se dovessi elencare tutti i piatti che ho in mente ci stiamo veramente mezz'ora. Quindi vi cito in particolare la farinata di zucca e la pasta con i ceci che mi cucinava mia nonna materna, la polenta con il coniglio che invece cucinava mia nonna paterna, ed erano veramente dei piatti che mi piacevano tantissimo. Io li mangiavo sempre volentieri. Tenete presente che da piccola non mangiavo nulla, perché non mangiavo nulla. Nutrirmi era un'impresa epica, quindi facevo disperare tutti quanti, tranne mio padre che invece era tranquillo perché lui diceva: "Sta bene di salute, cresce normalmente, lasciatela stare." E quindi lui era così, però invece gli altri si preoccupavano, si disperavano. E c'erano quelle poche cose che invece mangiavo, come ad esempio questi tre piatti che ho citato. Però c'è un piatto che in realtà è un dolce che mi ricorda mio papà, che si chiama Monte Bianco. È un dolce che viene fatto con le castagne e con la panna. Adesso io la ricetta di preciso non me la ricordo, però era una cosa che lui, quando ero piccola, ogni tanto cucinava. E quindi il Monte Bianco mi ricorda la mia infanzia ed è legata a mio padre. Mia madre cucinava molte più cose, ovviamente, quindi tutti i giorni cercava di darmi da mangiare quando ero piccola. Però una cosa che mi ricorda la mia infanzia e che è legato invece a mia madre sono i passatelli in brodo. Io adoravo i passatelli in brodo, mi ricordo che glieli chiedevo abbastanza spesso, quindi mia madre mi faceva questa cosa. Io adesso non mi ricordo come si fanno e mentre vi parlo mi sta venendo in mente che potrei chiederle la ricetta per rifarmeli anche a casa. Comunque, questi in generale sono i piatti che mi ricordano la mia infanzia. Poi, dolce o salato? Diciamo che qualche anno fa avrei risposto salato, senza dubbio. Invece oggi vi rispondo sia dolce che salato, perché oggi mi piacciono entrambi quasi a pari livello ed è una cosa che non credevo sarebbe successa perché io assolutamente i dolci non li volevo vedere nemmeno in cartolina. Adesso devo dire che mi piacciono molto di più. Certo, non mi piacciono tutti, quindi in generale non sono una di quelle persone che si può definire golosa, perché assolutamente non sono golosa. Io se non ho fame non mangio nulla, perché è molto molto difficile che io mangi per golosità. Io se mangio qualcosa è perché in quel momento ho fame, altrimenti è molto difficile. Però diciamo che ci sono delle cose che mi stimolano di più la golosità. Magari io sono il tipo che se passa davanti ad una pasticceria ed è attratta da qualcosa, magari entro e me lo compro, però non lo mangio subito, perché se in quel momento io non ho fame, non lo mangio subito. Magari me lo porto a casa e me lo mangio dopo cena o dopo pranzo, ecco. Quindi diciamo che adesso vi potrei dire sia dolce che salato, e poi perché dobbiamo rinunciare? Facciamo un po' dolce, un po' salato e siamo tutti contenti. Quarta domanda: quale
Quali sono i tre cibi che non possono mai mancare nel tuo frigo? Io metterei insieme frutta e verdura sotto un'unica categoria. Poi non può mai mancare il pesce, perché a me piace tantissimo il pesce, ne cucino di tanti tipi diversi, lo faccio in tanti modi diversi, quindi il pesce. E qualcosa che non può mancare assolutamente nel mio frigo sono gli ingredienti per fare la pizza, perché vi dicevo, la pizza è il mio piatto preferito, ma non è che io me la compro sempre fuori, molto spesso la cucino in casa e quindi mi servono gli ingredienti, quindi almeno il pomodoro e la mozzarella che sono quelli base. Poi andiamo avanti perché mi sta venendo fame, io ve lo dico. Qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi più spesso? Dunque, a parte le pentole, i mestoli, quelle cose lì che ovvio tutti li utilizziamo tutti i giorni, quello che sicuramente utilizzo più spesso è il mattarello, perché io impasto, io prendo acqua, farina, uova, quello che è e mi metto ad impastare, quindi magari faccio la pasta in casa, faccio una base per una torta salata, faccio la pizza, come vi dicevo prima, e utilizzo il mattarello, perché io stendo comunque con il mattarello. Poi, sesta domanda. Hai mai usato la cucina per conquistare un uomo? Dunque, facciamo una premessa. Sono 22 anni che io non conquisto nessun uomo, perché se mi seguite sapete che io da 22 anni sto con la stessa persona. Mi sono fidanzata col mio compagno che avevo 18 anni e stiamo insieme ancora adesso. Quindi a me conquistare uomini proprio non mi interessa assolutamente, perché l'unico uomo che voglio conquistare tutti i giorni, sempre di più, è solo lui. Quindi non devo conquistare nessuno e quindi non utilizzo la cucina per fare questo. Però utilizzo la cucina per consolidare la conquista che ho già fatto. Quindi con il mio compagno, molto spesso mi capita di fare dei piatti un po' particolari, di cucinare magari qualcosa di speciale per consolidare il rapporto, la conquista. Quindi magari mi capita, non solo per le occasioni speciali, ma anche così, una serata qualsiasi durante la settimana, di fare una cosa particolare perché so che magari a lui quella cosa piace. E in questo modo, secondo me, si va a consolidare un pochino le conquiste che sono state fatte in tutti questi anni, perché poi parliamoci chiaro, non è che se voi fate un piatto particolare al vostro uomo lo avete conquistato per tutta la vita, perché se bastasse quello sarebbero tutti felici e contenti. Però quelle piccole cose, secondo me, in un rapporto già stabile, già consolidato, aiutano, almeno questo è il mio punto di vista, poi ognuno avrà il suo punto di vista. Comunque andiamo avanti. A che età hai cominciato a cucinare? A 15 anni, 16 anni ho cominciato ad avere i primi approcci in cucina, quindi cominciavo a interessarmi un pochino, magari con mia nonna, con mia mamma, mi interessavo degli ingredienti, delle modalità di fare determinate cose, osservavo, più che altro osservavo. E poi verso i 18-19 anni invece ho cominciato a cucinare, quindi a fare proprio delle cose. Mi ricordo che la prima cosa in assoluto che avevo cucinato sono state le lasagne alla bolognese che avevo fatto insieme a mia madre, ovviamente non da sola, giusto verso i 18 anni, e mi ricordo che mio padre mi aveva fatto i complimenti. Non credo che l'abbia fatto così tanto per farmi contenta, perché mio padre è un tipo che se una cosa non gli piace lo dice tranquillamente. Quindi penso che mi avesse fatto i complimenti perché effettivamente erano venute bene. Poi a 19 anni ho cominciato a cucinare da sola, quindi in modo un po' più serio, e la prima cosa in assoluto che avevo fatto, me la ricordo, erano stati i cappelletti con la ricetta di mia zia, quelli che lei faceva sempre a Natale. Tra l'altro trovate la ricetta sul mio canale se vi interessa vedere come li realizzo. Comunque andiamo avanti. Cucini piatti tipici della tua regione? Sì, cucino piatti tipici della mia regione. Faccio il pesto, la focaccia, la farinata di zucca, che appunto non è la torta di zucca, è la farinata di zucca, che è un'altra cosa e che è proprio un piatto tipico del ponente della mia città. Cucino i dolci, quindi i canestrelli, che sono tipici della mia città, il pan dolce genovese. Sul pan dolce genovese, tra l'altro, trovate due video, anzi tre video. Uno in cui vi racconto la storia del panettone genovese della mia famiglia, quindi come nasce questa tradizione, perché è una vera e propria tradizione. Trovate qui
quindi tutto il raccontino, diciamo, che aveva scritto mia mamma e che io vi ho narrato, e poi trovate le due ricette, sia del panettone alto che del panettone basso, che poi io lo chiamo panettone, ma in realtà si chiama pandolce. Comunque lo trovate sul mio canale, se vi interessa, se siete curiosi, visto che il Natale tra un po' arriva, magari potete, insomma, andare un po' a sbirciare in quella sezione del mio canale. Vado avanti, se no mi dilungo troppo. Qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? L'ultimo piatto l'ho cucinato ieri sera e si è trattato di un intramontabile classico, pollo al forno con le patate, quindi una cosa semplice da cucinare, molto classica, ma ieri sera è andata così, quindi questo è l'ultimo piatto che ho cucinato. Descrivi con una parola cosa significa la cucina per te. Sapete che io non riesco ad essere disciplinata. A me quando mi chiedono di descrivere le cose con una sola parola vado in crisi perché me ne vengono in mente almeno 50. Però sono stata brava e ne ho selezionate solo tre. La creatività, perché secondo me cucinare è anche creatività, perché ci sono delle cose, seppur classiche, che si possono rendere un pochino più creative, artistiche in un certo senso. Poi per me la cucina è anche relax, perché mi rilassa tantissimo. E poi è sicuramente comunicazione, perché secondo me il modo che abbiamo di cucinare, di presentare in tavola una ricetta, anche le scelte alimentari che facciamo, sono tutte una forma di comunicazione con noi stessi e con gli altri. Ovviamente è il mio punto di vista, però se mi chiedete cos'è la cucina per me, sicuramente queste tre cose. Bene, questo tag finisce qua. Io vorrei taggare tante persone, me ne sono venute in mente tante, devo dire, da nominare per questo tag. Però siccome è vecchio, è un tag vecchio, io non so chi lo abbia già fatto e chi ancora non lo abbia fatto. Però voglio provare comunque a taggare almeno due persone, ma poi ritenetevi tutti taggati. Vorrei taggare Elisabetta R e Fiore Corso, quindi provo a taggarle e se poi lo avete fatto magari ditemi dov'è così lo vado a vedere. Io mi fermo, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.